Hey coach, ben ritrovati dal vostro Andrew Link Montoni in questo nuovo episodio di My Hero Was Justice. Oggi comincia il ritiro nei boschi ed è una parte stupenda, piena di combattimenti, quindi fortunatamente avremo meno scene di dialogate e cose varie, più combattimenti, quindi pugni, calci, quirk, quark, come vi pare chiamarlo, super quark. La cosa importante è che combatteremo sempre. E allora, ovviamente il filmato introduttivo deve esserci, non può mancare. Però speriamo che sia solo uno e che poi ci siano solo combattimenti, perché da quello che sembra ci sono molti combattimenti, eh? そして、いよいよ始まった臨館合宿。情報管理を徹底した上で万全の体制で臨館合宿に臨んだのだった。そこで僕は泉光太君という一人の少年に出会ったんだ。 彼のご両親はプロヒーローだったが、ヴィランとの戦いで殉職してしまったそうだ。この時、先生を含め僕らは誰一人気づいていなかったんだ。これから起こる雄英高校史上最大の脅威に。光太君、どこ行っちゃったんだ？この秘密基地のどこかだとは思うんだけど。 Ma subito così iniziamo? Contro Muscular subito? Wow. Andiamo. Uscendo dall'area principale di combattimento nelle arene con confini perderai. E se mi ci manda l'avversario fuori con un pugno? ヴィランたちが僕らを襲ってきたその時、光太君は秘密基地にいた。そこで彼が会ったのは偶然にも両親を殺した男マスキラ。指名手配の写真や片目が義眼になっていることで光太君はそれに気づいていた。僕は襲いかかるマスキラーから間一髪で光太君を助けることに成功した。 だけど、この秘密基地は僕しか知らない以上、応援も来ない。でも、お前は知ってるぞ。雄英のガキだな。大丈夫だよ、光太君。やるしかないんだ。今、僕一人で。 Sì, però se esco dai confini. Ma ecco, non mandava, dico boh. Bakugo, oh sì. Ok, ora sono in full cowl, quindi. Dai, vieni qui, dai. Dai, su. Facciamola finita, dai. Maledetto, eh? Eccola là. Oh, a tutti i costi andava lì sul bordo di continuo. Sì, ce lo mandavo io, però lui tornava lì, girava. Oh. Ma Muscular è facile, eh? È stato piuttosto facile Muscular, ragazzi. Però, perché mi pizzica sempre il braccio quando sto giocando a un gioco picchiaduro? Ok, perfetto, vediamo un po'. Ancora? Forse questa prima parte era stata un pochino più facile, giusto per farci, insomma, capire come lottava Muscular. Sorenga
100%だぞ。俺の左目をギガンにしたあの二人とは違ってな。パパ、ママもそんな風に殺したのか。来いよ、緑谷。さっきまでのは遊びだ。こっからは本気だ。 Ah, è ferito. Ready? Crash! Socco dei crashi! No, 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 no. Sta fa male. Kimateto crave mono ni naranai. Hayasa mo tsukara mo. Asobi datta da. Toni. Sì, sto vedendo. Sto vedendo, infatti. Dai, su, mannaggia a te. Cos'era Skywalker? Ma come fa a rientrare dopo da quella distanza? Dai. Lo attacco a distanza, no? Oppure. Oppure. Qua for. Kyakuma pa sento. A 1000000%. Dai, che ti funziona ancora il braccio, Midoriya. Hey, hey! Baby, come ti piace, eh? Non te l'aspettavi che lo facessi in volo mentre stavo girando, eh? Ma tu non mi conosci, allora. Non mi conosci, Muscolar, no, no, no. Mi sa che ce ne sarà comunque sia un'altra. Anche se no, perché in realtà Muscolar dopo questa ci rimane, praticamente. Midoriya gli fa un bucio tanto. Mamma mia, come ha urlato da paura qua. Bravissimo. Porca miseria, il doppiatore fa paura. Per quanto riguarda i giapponesi, quando urlano è fantastico. Per il resto è un po' così così, ma quando devono urlare è da paura. Spero che quando verrà doppiato in italiano facciano la stessa cosa, urlare a squarciagola. Perché in teoria... in Italia hanno acquistato fino alla seconda stagione. Però potrebbero acquistare anche la terza. Non potrebbero farlo tranquillamente. Ok, intanto andiamo da Aizawa, che appunto sta nella scuola insieme agli altri studenti, e dobbiamo combattere lui, che non ricordo il suo nome. Però si vociferava che fosse figlio... un figlio di Todoroki Endeavor, di lui, il padre di Shoto. Che non ricordo, non so il suo nome principale. Però Todoroki, insomma, la famiglia di Todoroki, ecco. Ma è una teoria, è solo una teoria.
Il manga non dice nulla ancora. Ora, la sicurezza è il primo. Ora, la sicurezza è il primo. Anche perché manga, il numero che siamo in Italia praticamente è pari con l'anime, quindi qualche capitolo in più c'ha, nulla di che. Siamo con i Razorhead. Mi piace saltare come primo attacco perché... magari loro sapete. Oh, bello però questo. Ah, mi ha bruciato? Beccati questo allora. Non male, non male. Oh, però è forte Razorhead, eh? Oi! Calma! No, sto provando un po' di combo per capire un attimo come funziona il Razorhead, però è forte comunque. Non male, non male davvero. さすがに遊泳の教師を務めるだけはあるよ。なあ、ヒーロー。生徒が大事か?さっきの発火が個性じゃないのか?守り切れるといいな。また会おうぜ。捕獲したはずのヴィランは俺の前から忽然と姿を消した。 Tipo petrolio, quindi prende fuoco. Non so di preciso quel villain, cosa, come funziona il quirk di quel villain, però più o meno. Perché sì, c'è quella teoria che dice che sembra possa essere figlio di Todoroki. Non è. Sicuramente non è, però... è un po' particolare il modo in cui usa il suo quirk. Bene, possiamo continuare con la storia 25. Sì, praticamente dov'è Kachan? Dobbiamo trovarlo perché... ah, devo calmare Tokoyami. Che nello scorso video ho detto Tokoyami, ma sembrava che il microfono avesse preso Takoyami. Quindi quando ho rivisto il video ho aggiunto appunto un appunto, ho detto Tokoyami non Takoyami, Takoyami, però sembrava che dicesse Takoyami. Kachan の元へ急いでいた。途中で宗司君と合流し、満身創痍の体で走っていた僕らは黒い何かに襲われた。僕らを襲った黒いものの正体は力の制御を失った Tokoyami君だった。 Perché Dark Shadow col buio non riesce a controllarlo ancora bene. Dopo impara, però nella terza mi sembra che più o meno quando sviluppano le tecniche nuove impara. Diciamo che la riveste come un mantello. Dai Tokoyami, su. Ehi, forte, eh? In faccia, in piena faccia, ragazzi. No, mi ha fermato, dai. Mi dispiace Tokoyami, ma neanche tu mi prendi. Vai,
finito con la schicchera. Come la chiamate voi la schicchera? Yeah! Un attimino che qui aggiusto una cosa che non mi piace per niente. Bene, abbiamo sconfitto Tokoyami. Quindi possiamo andare avanti. Ah, chi scegliamo? Todoroki, ovviamente. Ah no! Dobbiamo ancora combattere contro Tokoyami? Beh, scelgo comunque sia Todoroki, perché Bakugo, quella volta che l'ho usato, era solo esplosioni, quindi non mi soddisfaceva. Sarà sicuramente abile anche lui con pugni e calci, però non mi ci trovo. Una volta solo l'ho usato.僕はどっちも助けたい。そのための作戦だ。いた。ガチャ。トドロキくん。緑よ。少女。トコヤミ。暴走してるのか。爆を光よ。ええ。うるせえ。俺に指図すんな。レディー。ええ。通過点だ。面白い。 Vuole botte, vuole pugno contro pugno, eh? No, 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 vabbè. Vabbè, senti. Dai, fammi caricare il quirk a livello 2, dai. La barra del plus ultra quirk, chiamatelo come volete. Ancora? Mi dispiace. Ah, ma questo non è... Ah, ok, questo quindi attacca così proprio, ok. Bene, bene, bene. Però mo l'ho caricato bene. Non lo... Riproviamoci. L'ho fatto apposta a livello 1 perché ero troppo lontano. Quindi prima dicevo, c'avevo il livello 2 però l'ho fatto a livello 1 perché era abbastanza lontano. Beh, è andata bene però. All'inizio un attimo non riuscivo a inquadrare bene, proprio nonostante Todoroki l'avessi già usato. てめえと俺の相性が残念だぜ。すまん。助かった。轟くんと合流できた僕らは光を作れる2人の個性でダークシャドウを鎮静化させることに成功した。僕は正気に戻った徳山くんにもヴィランの狙いがカッちゃんであることを伝えた。そしてヴィランの狙いと思われるカッちゃんをみんなで守りつつ僕らは相沢先生がいる施設へ向けて移動を開始した。 Visto quanto ci manca per finire, non manca molto, però lo faremo nel prossimo episodio perché saranno altre lotte e c'è anche un filmato ovviamente in mezzo, cioè dovevano mettercelo un filmato da qualche parte, no? Ad ogni modo vedremo appunto che entrano nuovi personaggi in scena e finiremo l'episodio del ritiro nei boschi. Quindi per questo video è tutto, domani ovviamente continueremo oltre alle altre serie, anche quella di My Hero Academia. Quindi Cucci, come sempre, vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio. Vi ricordo come sempre che in descrizione trovate i link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!